Lunghi giorni e piacevoli notti, sono Roland Shine e quest'oggi scopriremo chi si cela dietro questo crapone, un personaggio misterioso. È il 14 dicembre e dopo una giornata impegnativa ci ritroviamo qua a casa di Prince. Beh, vuoi raccontarci perché è stata così impegnativa tale giornata? Abbiamo vinto la LAN, le qualifiche. Dai, oh, ma potevi tirartela un po' di più, abbiamo vinto la LAN, tirala un po' più lunga, qualche dettaglio per i tuoi fan. Abbiamo vinto tutte le mappe. Solo questo, vuoi dire? Nonostante Roland abbia... Ma adesso fai anche un po' il modesto. Questo è un messaggio per Nicola Grigoletto. Roland ha quasi fatto perdere il cielo, ma il capitano aveva, meno male, ma ha salvato la squadra. Ma adesso di qualcosa di modesto, perché dai, se no sembri un po' un capone che te la tiri. No, sono bella partita, delle belle partite, gli avversari in finale erano bravi, tutti gli altri no. E ce la siamo giocata, adesso vediamo come vanno le finali. Ciao a tutti ragazzi, allora, visto che l'intro era molto caotica, vorrei ricapitolare un po' quello che è successo la scorsa domenica. Io e Beo, in compagnia di Prince, siamo andati a fare una LAN 2 contro 2 organizzata da VGP a Milano. Si trattava della fase di qualificazioni alla poi successiva fase finale e si giocava in modalità, diciamo, praticamente MLG, ovvero si giocava la modalità postazione, cerca e distruggi, cattura la bandiera e applic, ma siccome i match erano sempre alla meglio delle tre mappe, molto spesso si giocava anche solo cerca e distruggi e postazione. Come ha detto Beo, siamo arrivati al primo posto in questa LAN di qualificazione. Le prime quattro squadre si qualificano per le fasi finali e per noi è stato molto importante arrivare al primo posto, siccome quelli che arrivano primi affrontano poi nel primo match delle finali quelli che sono arrivati quarti di altri gironi, quindi un risultato che sicuramente ci aiuterà nella fase finale. Noi andremo lì alle fasi finali con la mentalità di vincere, come penso tutti i team rimanenti, e niente, speriamo appunto di ottenere un buon risultato, anche perché quest'anno abbiamo già ottenuto due secondi posti. Una volta con Beo siamo arrivati in un torneo Black Ops 2 2 contro 2 al secondo posto al Games Week, e con Prince abbiamo ottenuto anche in un altro 2 contro 2 un altro secondo posto, quindi diciamo cerchiamo di puntare anche un po' più in alto. Non mi dispiacerebbe riuscire a vincere finalmente un torneo 2 contro 2, ma ovviamente lasciamo tempo ai fatti e vedremo come andrà. Adesso passerò a fare le solite considerazioni, perché alla fine sono quelle la polpa del video, e vorrei riprendere anche un po' gli discorsi che ho fatto negli ultimi due video, ovvero il cambiamento che c'è stato in questo code riguardante le mitragliette e la presa a granchio. Allora, partiamo magari dalla seconda. Per quanto riguarda la presa a granchio, appunto, mi ero allenato diverso tempo per poi giocarla in LAN con la presa a granchio, ma purtroppo ho avuto dei problemi, perché cioè dopo tipo due giorni che la usavo avevo male all'indice, no? Quindi vabbè, mi sembrava giusto dirvelo, visto che insomma, se propongo una cosa voglio farvi vedere anche gli aspetti negativi. Però non è che avevo male, diciamo, alle articolazioni, proprio alla punta, dove praticamente bisogna farsi un po' al callo, no? È come, non so, se suonate ad esempio uno strumento a corde, anche lì all'inizio fa un po' male perché dovete farci un po' al callo, diciamo. Non è così immediata, ecco, diciamo la presa magari vi verrà immediata, però finché non ci fate un po' il callo, diciamo, non riuscite comunque a padroneggiarla abbastanza bene. Quindi l'hanno giocato con un controller standard dell'Xbox e niente, ovviamente ho sfruttato tutta l'agilità che potevo, però non facevo dei jump shot perfetti, perché comunque non usando la presa a granchio perdevi quell'istantino dell'inizio del salto, tutto lì. Per le fasi finali infatti credo di prendere semplicemente un adattatore per il mio barn,
e di lasciare un po' perdere la presa granchio che richiede diverso tempo per poterla padroneggiare al meglio. Poi volevo parlare nuovamente delle mitragliette, visto che 2 settimane fa ho fatto un video molto a caldo sulla patch dove parlavo del ruolo delle mitragliette nel competitive, ma esprimevo ancora diversi dubbi. Adesso, passato un po' di tempo a freddo, posso finalmente dirvi che le mitragliette hanno conquistato una bella fetta nel competitive. Certo, il ball rimane sempre un'arma molto potente, però le mitragliette vengono usate praticamente all'interno di quasi tutti i pro team, anzi, se non tutti. Adesso non voglio generalizzare per paura di sbagliare, ma guardando un po' di video dei pro player o un po' di streaming, nella maggior parte dei team c'è sempre chi usa la mitraglietta. Quindi finalmente diciamo che l'ultima patch ha ribilanciato un po' il gioco ed è tornato anche il ruolo dell'SMG sicuramente. Per quanto riguarda le considerazioni personali, come objective player mi sto prendendo tante soddisfazioni a giocare con l'SM1, infatti l'80% delle volte che gioco una modalità respawn uso la mitraglietta. All'interno del team a volte ne usiamo due, a volte una, a volte anche tre, dipende un po' dalla partita, dalla mappa. Ci sono vari fattori, in modalità un po' più statiche come cerca e distruggi, invece per me è un 50-50, dipende molto sempre dalla mappa, dalla situazione e da cosa si vuole fare, insomma. Per quanto riguarda l'esperienza in LAN, di primo acchito ero convinto che in LAN solo il ball andasse bene perché si è dimostrato veramente molto affidabile come arma in LAN. Tuttavia, per citarvi un aneddoto, una delle ultime mappe delle finali in LAN è stata Postazione Detroit. E lì l'SMG si è rivelato veramente determinante per quanto riguarda lo svolgimento della partita. Praticamente abbiamo iniziato due R, perché la prima postazione si trova al centro della mappa e si trova molte kill con la R, però perdendo subito diversi punti, poi ho subito cambiato classe con l'SMG e da lì abbiamo prima recuperato il risultato e poi l'abbiamo consolidato e ci siamo portati alla vittoria. Quindi credo che almeno un SMG nelle postazioni ci voglia, a parte diciamo mappe molto molto aperte, ma per darvi un'idea anche per pro player pure Retreat, che è una mappa con postazioni molto aperte, soprattutto quelle iniziali, vedo che usano comunque gli SMG, quindi per giocare in postazione l'SMG attualmente è un'arma molto molto valida. Infatti vedete che stavo utilizzando l'SMG in postazione Solar, che è una delle più aperte e più difficili da giocare con l'SMG, ma bene o male le kill si trovano con quest'arma e si riesce anche a difendere piuttosto bene le postazioni. Questa era una partita giocata su EGL, gli ottavi di finale, poi siamo arrivati fino ai quarti dove ci hanno eliminato un team inglese. Questa qua era una partita contro un team italiano, quindi anche la connessione era abbastanza buona e la particolarità sta nella classe che usavo, come vedete, comprendeva anche una torretta, no, d'assalto, perché ovviamente quella di supporto ormai è bannata da tempo. Da quando hanno aumentato i punti nelle modalità respawn è abbastanza facile prenderla almeno una volta nella partita, quindi io l'ho messa, però diciamo che sarebbe meglio che non la mette il giocatore che fa il ruolo dell'objective, ma che la metta lo Slayer o comunque chi è più addetto a farle kill, o l'Anchor o lo Slayer, posso metterla benissimo. Poi dopo sono scelte che dipendono un po' da team a team. Sinceramente tra i pro team vedo che quasi nessuno usa le Scorstrike, probabilmente perché è meglio avere un vantaggio sempre ogni volta che spawni avendo una classe più completa che avendo una torretta ogni tanto se si riesce a prenderla, cioè dà più sicurezza magari avere una classe più completa che avere una torretta che è un po' una mezza scommessa, però vale sempre la pena provare nuovi setup, provare nuove cose, perché alla fine tante volte anche nei pro team vedi che quelli che vincono sono quelli che riescono un po' a rompere quello che è il metagame attuale con idee interessanti e innovative, insomma le provano tutte veramente, dall'invisibilità al volare nelle postazioni, se ne vedono di tutti i colori ed è giusto così, ed è giusto provare finché almeno il regolamento lo consente. Per concludere voglio ringraziarvi per la visione, che spero sia stata di vostro gradimento, e se volete continuare a seguirmi iscrivetevi e mettete il visto sull'opzione per ricevere gli aggiornamenti, perché ormai su YouTube se non usate quell'opzione, anche se siete iscritti, non sempre vi arrivano le notifiche. Con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!